ATM impegnata per l'ambiente, impegnata per il trasporto e soprattutto impegnata in investimenti in un momento molto difficile. Presentata la nuova flotta di autobus a metano per Ravenna. Ingegner Pietramala, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questi nuovi mezzi messi a disposizione della città? Allora, sono caratteristiche tecniche assimilabili a tantissimi mezzi di nuova generazione che oggi sono presenti sul mercato. I criteri con cui noi abbiamo scelto questi mezzi sono certamente in relazione al loro costo di esercizio e alla loro efficienza. Quindi noi speriamo di aver prodotto un'innovazione soprattutto nella gestione di questi mezzi, nella loro facilità di uso per l'utenza. Il nostro è un l'azienda ATM ha deciso di investire, seppure siamo in un momento molto delicato nel trasporto pubblico, perché ritiene che il nostro ruolo sia quello di lavorare sulla qualità, sull'efficienza e anche sui costi di esercizio. Sono mezzi a metano, con combustibile quindi a basso impatto ecologico. Sono mezzi con bassi costi di esercizio, noi riteniamo di abbattere i nostri costi di esercizio di almeno il 40%, e sono mezzi, credo, belli, facili da utilizzare, facili come accesso, quindi riteniamo di aver fatto un investimento a favore della città e a favore dell'utenza. Presidente Buzzi, allora è una giornata importante, si presentano questi nuovi mezzi che hanno caratteristiche tecniche molto specifiche. ATM investe in un momento molto difficile comunque. Abbiamo deciso di investire in un momento difficile, una risposta che conferma ancora la fiducia nella capacità del trasporto pubblico di dare ancora risposte di qualità. Oggi presentiamo alla città, alle istituzioni, 12 autobus nuovi, qui nella Piazza del Popolo ce ne sono tre simbolicamente. È una scelta fatta recentemente. È chiaro che il settore, come ha detto lei, mantiene comunque problemi che derivano anche dai tagli portati avanti e realizzati dal governo recentemente. È auspicabile che rispetto al trasporto pubblico vi siano ancora delle attenzioni, in particolar modo per quanto riguarda lo sviluppo, quindi la sostituzione di autobus datati con autobus di qualità che corrispondono alle necessità di ambiente, di comfort, di sicurezza e quindi una risposta più puntuale e moderna ai cittadini.